Due parole su questa ripresa degli allenamenti, con quale spirito? Non è facile. No, no, ma parlo dopo la società. Penso che ci sia un incontro tra la società, poi parlo io. Però due parole ai tifosi le possiamo dire. Ma che devi dire? C'è solo grande tristezza, grande delusione, c'è poco da dire. Vivarini resta a Termo, sì. Ma vediamo, dai. La situazione non è una delle migliori, come abbiamo visto, siamo stati retrocessi, però cerchiamo di mantenere la testa giusta e ripartire dal prossimo campionato. Cosa vi ha detto il presidente? Cosa vi ha detto anche il tecnico Vivarini? No, il presidente ci ha detto di formare una, una squadra forte per competere come è fatto nell'anno scorso e riuscire ad andare in Serie B un'altra volta. In questi ultimi giorni, in queste ultime ore, si era letto di una possibilità che da Silva potesse andare via da Teramo. Invece tu resti e con quali motivazioni? Convinto della scelta? No, per ora non so niente. Ci sono i miei procuratori che stanno facendo il loro lavoro e poi in futuro lo saprete. Da Teramano cosa ti senti di dire? un momento difficile, ovvio, però bisogna andare avanti. Sì, bisogna andare avanti. La delusione è ancora tanta, però il calcio è questo e quindi andiamo avanti. Mi Dovrete incontrare a breve con, con la società per, per capire cosa fare. No, vabbè, la società già ci ha già parlato, quindi già sappiamo quello che vogliono, quello che vogliamo noi. Adesso tocca rimboccarci le maniche e fare quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Cosa, cosa il... vuole il Teramo? No, noi vogliamo vincere perché appunto, la delusione è tanta quindi. Vogliamo vincere, vogliamo fare bene, e adesso cercheremo appunto di ricominciare dopo questa batosta però non sarà facile, però ce la metteremo tutta. Ricominciare con i tifosi al fianco che vi hanno mostrato grande vicinanza. Sì sicuramente, affetto alla gente va sempre bene, poi quando giochi la domenica sentire loro che ti incitano è qualcosa di importante. Adesso tutti insieme dobbiamo stare uniti, e fare gruppo e cercare di rifare quello che abbiamo fatto l'anno scorso.